a tutti, oggi torniamo ad affrontare un altro brano di Fabrizio De André. Questa volta facciamo Don Raffaè e andiamo a vedere quali sono gli accordi, qual è il tipo di arpeggio. In realtà nel live sono due chitarre, lui che praticamente si accompagna in questa maniera tra pollice e le altre dita indice, medio, anulare, tutte e tre strappate insieme, e un'altra chitarra invece che fa degli arpeggi. E andiamo a vedere subito, intanto l'intro. Il brano è in La minore. Prendete La minore, suonate con il medio la seconda corda, quindi il Do, e strappate via questa nota con il dito 1, quindi un pull off. Vi consiglio di mettere le dita già piantate sulle corde. In questa maniera, vedete, io quando suono, non suono la corda così da sola con il dito, ma metto già tutta la mano pronta lì. Indice suonerà il Sol, la nota di La sulla terza corda. Lo fate due volte, poi il pollice suonerà la nota di Mi sulla quarta corda. Di nuovo, adesso il Mi cantino preso con l'anulare, poi andremo a quello che è un Re minore. Ovviamente la chitarra che segue questa nel disco, come anche nel live, fa solo le note. Vedete, così, partendo dall'indice. E alternate indice medio, quindi parto dal il Re con l'indice, poi sotto con il medio. Vedi? Vi consiglio, questa è una tecnica importante, di portare il pollice sempre sulla corda sovrastante le note che state suonando con l'alternato. Ad esempio, se sto sul Fa e faccio queste note, io appoggio il pollice sulla corda sovrastante. Poi guardate bene il movimento delle dita, come va verso l'interno. Quindi mi porto sotto, vedete così. Risalgo sopra. Segui di nuovo. Pollice. Anulare, scendo sotto. Ok? Questo è l'intro. E quali sono gli accordi che accompagnano questo intro, questa melodia? È La minore, poi andrete a Re minore, La minore, Si settima, Mi, di nuovo La minore, Re minore, La minore, Mi maggiore, La minore. E inizia quell'altro tipo di canto che di solito faccio al mandolino. Vedete, è un La minore. Poi prendete questa posizione. Il secondo dito sul Fa, il primo dito sul La e il mignolo sul Re diesis, con pollice e indice medio. Quindi che cos'è questo? Questo è un Fa settima, è una riduzione di questa cosa. Questo è il Fa e qui c'è la settima. Vedete? Immaginate un barré come un Mi settima portato avanti. Poi
potete prenderlo anche proprio così come un mi settima se vi rimane più comodo, perché siete abituati a pensare al mi settima. Allora fate la minore, fa settima, potete dare anche questo colpettino che dà l'indicazione del tempo, no? Quindi vi consiglio di prenderlo comunque così, perché dalla minore basta che spostate il dito 2 avanti e mettete questo, che è così proprio come lo suonano. Poi va Sol, Do, Re minore, La, Mi settima e La. Quindi questa. E inizia a cantare la minore e fa un giochino. Una chitarra, esattamente Fabrizio D'André, si accompagna in questa maniera. Quindi tutte strappate. Mi chiamo Pasquale Cafiero, non mi dire che piace di me. Vedete? Come facciamo? La minore e poi sulle prime tre corde indice, medio, anulare. Poi il basso diventa di Do. Questo mignolo dal Do scende al Fa e poi ritorna a Mi. C'è questo disegno. Per ogni basso che fa questa melodia strappate le tre corde sotto, leggermente, non proprio, con indice, medio, anulare. Il più possibile queste tre dita devono essere unite, attaccate tra di loro, incollate praticamente, come legate da uno scotch. Non ci deve stare uno spazio tra le dita, dovete cercare proprio di compattarle e farle diventare un dito solo, allora veramente funzionerà. Quindi, essenzialmente abbiamo La minore e Mi maggiore per accompagnare le strofe in questa prima parte, no? Con questo giochino. Andate a Mi, alternate il Mi basso dal Mi della quarta corda e ritorno alla minore. Poi andrete al Re minore. Re minore però preso con il mignolo. In questa maniera, di modo che possiamo fare anche qui un disegno particolare sui bassi. Re, Fa, Re, La minore, in questa maniera, vedete? Poi andrete al Si bemolle, La minore, Si settima e Mi. E ricomincia. Si bemolle, La minore, Mi e La. La seconda strofa salta il Si settima, no? Cosa fa l'altra chitarra? Questa è quella che un po' di sotto porta il ritmo. L'altra chitarra invece fa la stessa identica cosa, ma tutto arpeggiando pollice, indice e medio. Quindi, tutto in questa maniera, seguite la partitura, la tablatura, sarà tutto chiaro. Thank you.
gioco, un ottimo esercizio anche di precisione, sarà anche abbastanza veloce, quindi non è proprio semplice. Sul re minore, uguale. Vedete cosa ho fatto? Re, come prima. Quando andate sul si bemolle, bastano solo queste dita qui, senza mettere questo, perché farete... eseguirete un arpeggio andata ascendente discendente, poi la minore, si settima e mi e riprende, lo segue lentamente, arriva il ritornello sol settima e do. Anche qui una chitarra fa con questi bassi, però il pollice prende prima il sol, poi il si e entra il do e mettete l'accordo di do. Su do fate una volta il do, una volta il mi. Ok? Dopo re minore, sempre con lo stesso gioco, la minore, guardate sulla minore cosa fate, la minore, basso di la e poi mettete il basso di do, si settima e mi. In realtà il primo ritornello è metà, va subito, non va a si settima, va direttamente al mi. Ok, quindi la chitarra così e l'altra arpeggio la stessa cosa ma con l'arpeggio. Ok, poi quindi ricomincia la strofa di nuovo il ritornello e apre alla fine in la maggiore. Accompagnamento. Quindi la maggiore, qui alternate bassi, la e mi, la e mi. Potete dare anche una certa pulsazione, vedete come io strappo, invece di suonare in maniera, di suonare così, morbidi, oppure poi andrete al do, anche sul do, alternate il basso. Eccetera eccetera, strofa e ritornello, ritorna il finale, quindi come l'intro, uguale.
vedete qui? E chiude in La minore. Al quinto tasto, vedete, potete fare un tre sesti barré da strappare insieme al basso, così, a tenaglia. Il pollice va avanti e le altre dita entrano dentro, in questa maniera. Una potenza. Qui potete fare il tocco appoggiato, ma molto difficile se non siete abituati, perché abbiamo due tipi di tocchi, no, sulla chitarra. Tocco appoggiato quando io suono la corda e il dito finisce sulla corda sovrastante, in questa maniera. Oppure pizzicato, meglio pizzicato. Però vi suggerisco sempre questa cosa, se imparate di tenere il pollice sopra, così vedete come scende in diagonale in questa maniera, e il dito quando prende la corda prende un po' il polpastrello e poi finisce, prende unghie e polpastrello e va verso l'interno. È un pizzicato quasi appoggiato, perché basta che io inclino la mano un po' indietro e questo pizzicato improvvisamente diventa anche un appoggiato. Può avere una certa potenza. Quindi bene, penso di aver detto tutto. Vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale e ad accendere la campanella per restare sempre aggiornati sui video che propongo. E voglio adesso fare una piccola parte per chi è all'inizio e vuole divertirsi a suonare questo brano. Proviamo a vedere come può funzionare. Prendo un plettro e anche avete visto, sono tutti quegli accordi, anche il barré. Vediamo come fare per in maniera semplice, come fare senza l'arpeggio. Quindi l'intro, gli stessi accordi praticamente. Potete accompagnarvi per chi è all'inizio anche semplicemente con delle pennate in giù. Così. Re minore, anche preso in questa maniera semplice. La, re minore, la. Ecco, quando dovete fare questo si bemolle, per chi è all'inizio questo si bemolle è veramente antipatico, in realtà dal La minore, guardate, spostate il dito avanti, vedete questo dito qui? Da qui lo tirate avanti e mettete il mignolo sotto. Non suonerà proprio benissimo, ecco, potete prendere come se fosse un La maggiore, vedete? Ma mi la seconda volta direttamente da mi alla minore. Vedete, quindi basta, tenete il La minore così, questo si bemolle, basta spostare queste due dita davanti e mettere il mignolo e avete fatto il si bemolle. Suonerà un po' open per via della mancanza del barré, ma comunque vi permetterà di suonare il brano senza una fatica immensa. E poi per tutto il resto sentite gli accordi e date solo delle pennate. Una maniera più coinvolgente ritmicamente può essere quella di suonare con questo ritmo. Quando dovete andare a si settima, vi consiglio, state qui, il dito numero 3 lo lasciate lì, mettete il 2 sopra, ecco così,
si settima. Se non mettete il mignolo che non ce la fate, potete suonarlo anche così. Quindi la ritmica. Questa ritmica o solo con la pennata, ritornello uguale, e la parte del ricominciate. Quindi questa potrebbe essere una soluzione per chi non riesce ad arpeggiare, però vi consiglio anche di avventurarvi nell'arpeggio. A tal proposito, per chi non l'avesse visto, andate a vedere il mio video perché riguarda l'impostazione della mano, e ci sono dei suggerimenti abbastanza importanti per consentirvi di muovere i primi passi con l'arpeggio. Bene, grazie ancora della vostra attenzione e al prossimo video.